Allora, cari amici, come vi ho già annunciato, faremo questa officier con riserva di carica. Eccola qui, la riserva per 9 giorni. È un brevetto francese, è un cilindro, perché dai carro, quindi prima metà dell'Ottocento. Bene, c'è la sveglia oltre alla riserva di carica. Se vi piacciono i nostri video, per favore commentate, mettete mi piace e condividete il video. Inoltre iscrivetevi al nostro canale YouTube Simo 1987, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Giovanni Ermini, Restauro Riparazione Orologi Firenze, iscrivetevi anche alla pagina Instagram Giovanni Linetta del meno bassa, Ermini Linetta del meno orologi, sempre bassa, niente meno, e visitate il nostro sito www.riparazionelinettaorologi.it. Vai! Si parte! Guardiamo se c'è vetri da rifare. Vetri, sì, se questo è lo sportello perché c'ha una leva ammaccatura. Benissimo. Questo mettiamolo qui per ora, tra poco si servirà. Si comincia. Come sempre si svita ad X, e questa, poi le due viti sotto, allora le viti, visto che queste qui non vengano lavato la cassa, si rimettano lì. Ok, e coraggio e fa anche tic e toc ancora. Bene, le lancette ci stanno bene ma non sono le sue, cercherò un paio compatibili. Guardiamo. Vabbè, questo posso mettere, poggiare anche adesso. Una lancetta si leva e che questa le appoggia qui, sarà più noioso le rifare le lancette che si vanno, e questo poi le due copiglie dovrebbero fermare il quadrante. Una ho levata, due le ho levate, poi non ce ne sono più, speriamo un labbi non collato. No, incollato no. Questo è il dischetto della riserva. Allora, era appoggiato. E questo. Più che altro il tutto sta qua sotto, da questa parte. Qui c'è gli ingranaggi per la riserva e qui c'è l'ingranaggio anche che mi sposta la suoneria della sveglia. Allora, come sveglia, è ancora integra. Bene. Ecco, allora, si scarica e tra poco questa non ci dà più noia. Qui sopra è scritto Francia, Francia, e qui c'è la sigla della ditta che faceva tutti i brevetti, è quella anche che ha brevettato l'Atmos. Allora, qui abbiamo il carro. Allora, io controllo sempre, vedete, è tutto scarico, con la speranza che non rimanga la molla attaccata perché è secca d'olio. Eccoci. Ora guardiamo. Uno. Forse fu meglio con queste. Ecco. Sì, questa per deviare la sveglia hanno posizionato in altro modo i rosismi che portano la sveglia. Questo orologio inglese andò parte e botta e da. Questo e questo. E ora si va a levare il tamburo e sotto ci dovrebbe essere, spero ci sia, il tutto della riserva di carica. Ecco, vedete come è fatto? Questo va così. Trovargli il quadrato, eccolo. E questo va sopra così. Allora, questo rotino su un quadrato sul barretto ingrana con quest'altro rotino, che ingrana con questo, e quando si carica chiaramente si sposta la lancetta e ti dice i giorni di carica che avrà l'orologio. Quando si rimonta si vede meglio. È di una semplicità. È l'uovo di Colombo. Aspetta, prima leviamo il tamburo. Ecco, guarda. Questo poi si mette a lavare. Qui ce l'hanno ribadito il perne un po', sicché per non sciupare la molletta e fargli tanti lavori la si gira e si laverà così. Questo è fatto, però bisogna levare gli accessori anche qui. Uè. Vai Simone, perché sennò qui viene troppo lunga la cosa. Ci si vede quando lavai tutto, vai, buona per ora.